Eccoci, aeroporto di Colonia che Andrea ha ufficialmente superato Sorrento come città delle belle Città donne. delle belle donne, senza dubbio, e città in cui all'aeroporto ci si può fare un massaggio speciale. Un massaggio speciale, vediamo se. Eccolo qua, un massaggio di quelli Quelli che piacciono a noi ragazzi. con possibile sorpresa alla fine. No, torniamo un attimo seri per fare questa ultima puntata della mia Gamescom relativa al nostro giudizio globale sulla fiera. Vuoi cominciare tu, Andrea? Sì, voglio cominciare io, anzi ho difficoltà a cominciare io perché sono ancora sconvolto dal finale di FPS. Un po' tutti, però cerca di riprenderti un pochino. Cercando di riprendermi, vabbè, alla fine i giudizi sulla Gamescom sono ogni anno gli stessi, ovvero di una fiera dedicata al pubblico che venendo così vicino dalle tre, rispetto alle tre, aggiunge poco pochino. Comunque col poco pochino a noi piace sempre perché è una fiera piacevole da visitare, in cui si lavora bene tutto sommato e che offre qualche sorpresina gradevole nell'attesa che parta effettivamente la stagione autunno-inverno. Beh, forse quest'anno rispetto agli anni scorsi c'è stato qualcosina di meno, visto che Sony comunque non ha fatto la Per forza. conferenza, eccetera, eccetera. No, io. Infatti la scelta di Sony, vediamo se Si pagherà pagherà. e se sarà replicata l'anno prossimo, è abbastanza Perché comunque interessante. Microsoft ha tirato delle belle bordate, essendo Sì, sul campo da sola fondamentalmente praticamente. è stata la fiera di Microsoft. Esatto. No, io sono assolutamente d'accordo con te con tutto. Aggiungo però una cosa che relativa a noi addetti ai lavori. Quest'anno, molto più che gli anni scorsi, c'è stata un'attenzione veramente spasmodica sulla sicurezza. Quindi era richiesto di avere QR code dappertutto, gli inviti alle conferenze erano molto più stretti, anche la possibilità di andare, magari di imbucarsi in qualche evento era molto più difficile da portare avanti. Quindi ti Quindi sei mi intristito sono molto. intristito un po', perché gli anni scorsi ci siamo infilati veramente dappertutto. Quest'anno è stato un po' più difficile e talvolta davvero questa solerzia non aveva senso. Però vabbè, insomma, siamo arrivati Comunque comunque alla la fine. pagnottella l'abbiamo portata a La casa. pagnottella l'abbiamo portata a casa e adesso portiamo a casa i nostri fantastici corpi perché Corpi. torniamo a casina. Quindi grazie a tutti, è stato bellissimo, Bacini, fantastico e ciao ciao. indimenticabile. Ciao 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 ciao.